Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti in un altro episodio di mio podcasting stagione 9, episodio 102. In questo brevissimo episodio io andrò a parlare di due film di ufologia che, se volete, potete andare a visionare sul mio blog. Il link li trovate in descrizione di questo file. Sono tutti e due film in italiano, in pista audio in italiano, e quindi sono interessanti da vedere perché sono in punto in italiano, sono a colori e sono in carattere ufologico e poi sono gratis. Il primo è The Disappearance of Flight 412, la scomparsa del volo 412. È un film ufologico del 1975, il primo film dal sapore ufologico che non abbia un plot catastrofico da guerra dei mondi e che non abbia un taglio classico di fantascienza del 1950-1960, che invece in questo film il regista tende a proporre al telespettatore una chiave complottista osservata da un narratore che è interno al cover up, un maggiore un colonnello dell'aeronautica, narrando ovviamente eventi romanzati che appaiono assai verosimili al telespettatore. Dunque, de fatto, è in un certo qual modo probabilmente il mescolamento di una serie di casi ufologici, tra cui il caso dell'abbattimento del pilota Mantell, in epoca in cui ancora i caccia c'avevano praticamente le eliche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Qui invece viene poi trasposto con una serie di caccia a reazione con Phantom, che vengono osservati praticamente da un aereo militare sperimentale che studiava, diciamo, la invisibilità radar o comunque la ridotta emissione e la guerra elettronica. È un bel film da vedere, non pensate che di trovare praticamente tutta una serie di effetti speciali, perché gli effetti speciali sono limitati. La maggioranza della trama si svolge in una base militare in cui praticamente è forte il cover up delle autorità per praticamente bloccare e mutare, far trasformare la verità dei piloti e degli esperti radar e di guerra elettronica che avevano assistito all'evento ufologico in qualche cosa invece di più di un evento mai esistito. Dunque, in breve, non voglio spoilerare, ma in breve il colonnello Moore, che poi andrà a recuperare i quattro testimoni, lasceranno la casa, che poi andranno a riferire al generale, sperando che in futuro un cambio politico oppure i tempi possano cambiare il punto di vista, informando l'opinione pubblica circa la natura degli avvistamenti che furono effettuati. Quindi un bel film in italiano che io vi invito ad andare a cliccare e a visionare perché merita. Un altro film di carattere ufologico, sempre complottista ma di tutt'altro genere, è un film italiano, Occhi dalle stelle, del 1978. Un film di fantascienza diretto da Mario Gariazzo con lo pseudonimo di Doy Garrett, e la pellicola di fantascienza è un po' lenta, in stile fotoromanzone proprio classico del 1978. Non ha nulla a che spartire con, diciamo, una trama più dinamica e angosciante del film precedente, La scomparsa del volo 412. In Occhi dalle stelle si ebbero a mescolare una serie di eventi ufologici, proponendo, diciamo, al telespettatore la teoria del complottone neone sui UFO. Dunque, cosa vi posso dire? Beh, insomma, c'è una serie di casi ufologici che alcuni sono un po' discutibili, ma comunque nel complesso è un film da vedere, più che altro, diciamo, per anche qui il complotto delle autorità del 1970, che probabilmente non ne sapevano nulla, o
poco e non avevano il controllo sul, diciamo, l'evento ufologico che nel frattempo si stava verificando. Anche questo è un film da vedere chiaramente con gli occhi di un osservatore del XXI secolo. Non ci sono molti effetti speciali che sono scadenti, ma comunque è un giallo. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima!